Juric, guardia alta, Toro psicologicamente al ma contro lo Spezia ho paura. Adesso guai a farsi travolgere dall'entusiasmo, per quanto giustificato, dopo l'impresa di Coppa Italia a San Siro. Il Toro riatterra in campionato, Ivan Juric si avvicina alla sfida di domani contro lo Spezia con molte certezze ma lasciando la guardia alta. La squadra è psicologicamente al massimo delle sue possibilità, ma per domani ho grande paura. Perché sarà la quarta partita in 10 giorni dopo che nelle 3 partite precedenti c'è stato un dispendio enorme di energie sia a livello mentale sia fisico. Vedremo se riusciremo a reggere. Dopo la grande notte di Coppa, Juric riconosce il pericolo dell'incrocio in campionato. Se non saremo al 100%, se non andremo al massimo, domani contro lo Spezia faremo una grandissima fatica perché i valori delle due squadre sono molto simili, prosegue l'allenatore del Torino. Lo Spezia è una squadra che mi piace molto per come lavora e perché dentro la rosa ha giocatori molto forti per il calcio moderno. Juric riparte dalle sue certezze, contro Verona, Salernitana e Milan la squadra mi è piaciuta tantissimo. Sempre. Ad esempio, nei primi 70 di San Siro abbiamo avuto un'ottima interpretazione, adesso vorrei dare continuità anche nelle scelte. Ma devo pensarci bene e valutare con attenzione i calciatori che hanno speso maggiori energie. Impossibile non parlare dei due giovani eroi di San Siro, Adopo e Baieie. Si parte da una certezza, nessuno dei due giocherà domani titolare. Dice Juric. Approfondisce su Baieie, con lui sono stato sempre molto chiaro, ritengo Aina. Singo, Lazzaro e Voivoda più forti in questo momento. Lui deve fare il suo percorso. Deve crescere i 10 minuti di Milano li è sfruttati al massimo. Se rimane con noi, ci può dare una mano. Ma se ci sarà un'altra soluzione, è giusto che vada a giocare. Tanti complimenti su Adopo, Ado invece è molto utile, perché posso usarlo come difensore. Come centrocampista alla De Zaïli in una mediana a due, e come l'altra sera quando è entrato facendo un lavoro difensivo pazzesco. Su Adopo ci conto e ci contavo già prima. A proposito di singoli, si complimenta a distanza con Perscurs per il suo percorso in Granata. Sono stracontento di lui, sono proprio entusiasta. Per è un giocatore completamente diverso da Bremer anche se giocano nella stessa posizione. È migliorato tantissimo dall'inizio perché ha messo dentro tante cose che gli mancavano. Poi ha altre qualità, come il passaggio e la capacità di inserirsi in attacco, a livello difensivo per non è così animale come Bremer. Ma è più completo. E ha tantissime altre cose.